Ecco sempre qua dal nuovo di Via Olimpia per di Castelfrentano per il progetto AST della Federazione Italiana Gioco Calcio. Oggi ci hanno fatto visita, come 15 giorni fa, i tecnici del centro federale della FIGC di Castel di Sangro per un confronto e una seduta di allenamenti con le nostre Lady giallorosse. Ecco. Si sono suddivisi in due gruppi. Qua c'è un gruppo di nostre Lady e qua c'è un altro gruppo. Ci sono sia i nostri tecnici e sia i tecnici federali di Castel di Sangro che ci hanno onorati della loro presenza. Riconoscete tutte le nostre ragazze in quanto indossano una casacca arancione. Ecco pure là in fondo. È uno scambio di visite. Le nostre ragazze e ragazzi ogni lunedì, una volta i ragazzi e un lunedì le ragazze si recano al centro federale di Castel di Sangro per la seduta di allenamenti. Ne abbiamo circa 7 di ragazze, di ragazze e di ragazzi, mi pare ce ne abbiamo 2 o 3, non sono sicuro. Grande soddisfazione per questa società aver creato una scuola calcio femminile che è un vanto per questa città e siamo invidiati da tutte le altre società del panorama abruzzese. L'anno scorso abbiamo ricevuto, ci hanno riconosciuti Scuola Calcio d'Elite, 2 anni fa ci hanno riconosciuto Scuola Calcio, quest'anno ci siamo riproposti. E siamo sicuri di essere confermati Scuola Calcio d'Elite. Quindi siamo una delle 16 società abruzzesi a fregiarci di questo ambito riconoscimento. Alle prossime riprese qua dal nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano. È mercoledì e abbiamo la presenza dei tecnici del centro federale di Castel di Sangro per il progetto AST. Alle prossime riprese, qui dal nuovo di Via Olimpia.